sul web c'è che adesso operano una serie di persone, detti bloggers o adesso più modernamente influencers, i quali sono nati per caso, perché qualcuno ha detto non costa nulla dire le mie opinioni in pubblico e si è creato a costo vicino allo zero un blog. Poi questo blog per tanti anni, nessuno ha fatto pubblicità, si è diffuso, sempre più gente dice guarda interessante, no? Dà dei consigli di abbigliamento, c'è una certa tizia, una squinza, certa Chiara Ferragni che ha buon gusto, che ha buon gusto, no? E che ti dà dei consigli, ti dà dei consigli su come toccarti, su come vestirti. No, no, all'inizio erano consigli personali, personali. Generoso. Chiara Ferragni, che prima di Fedez non è giunta vergine al matrimonio, lo ha dichiarato lei, aveva avuto almeno un altro uomo, quest'altro uomo le ha dato dei suggerimenti per trasformare la sua attività in un'attività business and profit oriented. E questo è successo, c'è un'impresa in cui c'è anche ancora socio l'ex, anche i problemi giudiziari come capita nelle separazioni, in base su dati usciti. Poi, come sapete, perché delle nozze siete stati online largamente informati, ha sposato Mister Tatuato, si chiama Fedez, Tatuato d'Italia, che è già corsa voce di primo dissenso, però ovviamente sentiti.